Buonasera fanciulli, buonasera fanciulle, bentornati e bentornate sul canale. Se è la prima volta, benvenuti. Due varianti e questa sera le andremo a indicare con questi due particolari segnamazzo. Abbiamo lui, abbiamo lei. Variante numero 1 e variante numero 2. Nell'info box trovate già il capitolo sul quale cliccare per andare direttamente alla nostra variante. Allora, andiamo a chiedere le nostre carte. Lui, questo personaggio qui, non intendo la carta nello specifico, ma il vostro lui, se sta frequentando o sentendo chi, cosa, perché, che combina, cosa fa in questo momento della sua vita, ci andiamo a fare un po' i fatti suoi. Questo è l'abbinamento, l'accostamento, la coppia che io amo di più in assoluto per quanto riguarda il fumetto. Lei, vedete, è già bella pronta con la pala per educare il suo amato che è distratto. Quindi qui abbiamo una donna, voi, che sta osservando, per questo ho scelto queste due carte, cerca di capire lui cosa sta sentendo, è in armonia o in disaccordo, con chi, visto che non ci presta attenzione. Ovviamente il video ha validità dal momento in cui voi lo ascoltate e, che dire, nell'info box avete tutte le indicazioni che vi possono servire. Iniziamo. Variante numero 1. Io vi ringrazio sempre per i commenti. Vediamo innanzitutto con chi abbiamo a che fare per la variante numero 1. Queste meravigliose carte che già conoscete. Beh, anche lui lo conoscete perché abbiamo avuto già modo di osservare questa lama. Beh, lui dovrebbe fare un movimento, quantomeno in questo momento della sua vita, dovrebbe trovare un coraggio di investire in una scelta, e questa scelta lo porta ad allontanarsi dal luogo in cui si trova. In realtà la meta del suo viaggio, per quanto riguarda questo personaggio, l'uomo a cui state pensando, è già chiara nella sua mente. Probabilmente ci sono degli inconvenienti dal punto di vista materiale, che potrebbe tanto riguardare il punto di vista economico, quanto in realtà proprio gli inconvenienti pratici. Abbiamo il nostro mappamondo, abbiamo il nostro globo che si trasforma in una sfera. Allora, questo uomo, nel momento in cui si interroga su cosa fare, come agire, per sapere quale scelta compiere, è profondamente confuso. Guardate qui, ho il mio globo. Potrei scegliere la destinazione, scusatemi il riflesso, eppure non so cosa fare. Quasi il desiderio di chiedere consiglio. E nella seconda lama abbiamo questo personaggio che si fa leggere la mano. Quindi le strade tracciate sulla mano e i percorsi di questo globo. Il globo che si trasforma nella sfera. Osservare questo globo per quanto lo riguarda non lo aiuta. Non riesce a leggere oltre, non riesce ad andare oltre il suo desiderio perché non riesce a concretizzarlo in un gesto. Allora qual è il problema? In realtà la vita lo porterà, con le scelte volute, quelle subite in base al contesto, a seguire una strada che è quella tracciata dal proprio destino. Questo ci viene a dire questa carta. Allora, dalle prime due lame non vi posso dire che questo uomo sta chiacchierando, intrattenendosi, divertendosi con un'altra donna. Più che altro un uomo che ha proprio delle difficoltà pratiche, tecniche, dovrebbe muoversi, forse anche cambiare vita, ma ancora non sa effettivamente come farlo. Cioè lui lo sa il cosa, ma non sa il come. Vediamo meglio. Eh sì, perché incamminarsi ora come ora vorrebbe dire dover continuare a portare con sé quelle stesse difficoltà che forse sono la causa del suo allontanamento. Se questo è un uomo che voi amate, ma è un uomo che non sentite perché? Perché ha problemi a casa, qui abbiamo proprio famiglia, abbiamo moglie e abbiamo figlio, e queste difficoltà che viaggiano a fianco a noi, accanto a noi, e queste difficoltà non riguardano tanto il rapporto di lui con voi, ma il rapporto di lui con le persone che ha intorno, e non sono assolutamente state superate. Siamo lì, ci costeggiamo l'uno al fianco dell'altro. Un elemento positivo che nella rappresentazione classica, quella più comune del 6 di spade, le spade solitamente sono dinanzi. Di solito si vede l'imbarcazione con il personaggio di schiena, quindi noi che osserviamo siamo nella posizione dietro questo personaggio e vediamo la barca allontanarsi con le spade in avanti.
Quindi nella rappresentazione classica le difficoltà devono essere ancora attraversate. Per quanto riguarda questa carta, nello specifico le abbiamo al fianco, quasi dietro la schiena. Quindi mi verrebbe da dirvi, anche se voi non lo sentite, non lo vedete, non riuscite ad entrare in contatto con questo uomo, non demordete, non perdete la speranza, perché anche se in maniera molto lenta, d'altronde non ha proprio modalità per accelerare questa trasformazione, non ha modo, non sa, cioè un miracolo, ecco, lui spera nel miracolo. Lui è pronto per partire, però non può ancora partire nella direzione che vorrebbe seguire perché deve continuare, e qui c'è la dinamica karmica dalla quale non fugge, con ciò che a livello profondo ha ancora in essere con questa donna e questo figlio. Quindi non si sblocca subito la situazione, ma qui non abbiamo un uomo che sta con un'altra amante, con un'altra donna, oppure vi ha sostituito, sostituite con qualcuno, qualcuna. No, sta cercando ancora di risolvere le questioni che voi ben conoscete, perché sicuramente conoscete che condizione vive, in che condizione vive questo uomo, che condizione ha. E diciamo che ha fatto un piccolo passetto in avanti. È una persona che dovrebbe correre, ma che sta andando a piedi piano piano. Ma ripeto, non lo fa contro di voi, è l'unico modo che ha per comunque procedere. Vediamo com'è la situazione dentro casa. Cambiamo il nostro mazzo. Quindi, fanciulle, se questa è una persona che vi piace molto, a cui volete bene, che non volete perdere, che state aspettando, ahimè, l'attesa ancora non è breve, però quantomeno lui è indirizzato verso di voi. Questa è la cosa positiva. Allora, dentro casa lui comunque è visto come una persona che pensa solo a se stessa. È un uomo che viene additato come un egoista. Qualcosa deve essere accaduto nel passato per cui evidentemente la donna che ha al fianco, le persone che ha al fianco hanno o scoperto che magari lui aveva altre situazioni, può essere anche successo questo, abbiamo un gran signore che è spesso associata a una carta di grande egocentrismo come riferimento, come concetto che porta con sé questa carta, e quindi anche di narcisismo. Però in questo caso vi posso dire che l'atteggiamento egoistico non è tanto nei vostri confronti, è l'atteggiamento che gli viene attribuito dalle persone proprio quelle più prossime, cioè la famiglia vera e propria che ha. Evidentemente ci sono dei problemi pratici e lui viene accusato di non essere in grado di risolvere questi problemi, quindi sminuito, mi verrebbe da dire svilito, come se venisse umiliato. Ecco, le persone che ha al fianco pretendono, 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 e quello che lui fa comunque non è mai sufficiente. Come mai? Sì, qui fanciulle, se c'è stata la storia con voi, o se questo uomo comunque ha avuto dei rapporti fuori dal matrimonio, la moglie lo sa. Se non sa nello specifico della storia con voi, comunque lui è un uomo che è stato scoperto già. Quindi il matrimonio è di facciata, il matrimonio è perché ci sono i figli, l'astio aumenta e viene di volta in volta anche alimentato come dispetto, perché questa donna evidentemente non ha dimenticato e non lo ha perdonato. Non si possono allontanare e separare, qui ci sono questioni economiche per cui non conviene a lui, o forse non lo può proprio fare, e diciamo che non è la situazione più serena di questo mondo. Per quanto lui possa pensare di dare un taglio, poi a livello pratico non lo può portare a compimento. Qui abbiamo già la bara, quindi è come dire il rapporto si è concluso, è finito, non c'è più questa passionalità, non c'è più l'innamoramento, ma non riesco a tumulare la bara. Sì, a chiacchiere il rapporto è finito, però poi in pratica così non è. Situazione dentro casa non è assolutamente serena, guardate qui. No, proprio qui si litiga e si bisticcia, un clima molto pesante. Se lui veramente potesse lasciarsi tutte le spalle, come nella carta del 6 di spade, dove stavamo appunto osservando che le spade un pochino iniziano ad allontanarsi dal suo orizzonte, passando di lato, forse un domani alle proprie spalle, beh, lui correrebbe subito da voi. Infatti, lo ripeto, lui è già pronto. Nella prima carta è come se il nostro navigante, navigatore fosse già lì pronto con tutto organizzato, la caravella, tutto finanziato, ci sono i marinai, c'è tutto, ma non posso partire perché non ho il lasciapassare per lasciare il porto. Ora non so che cosa si debba dare, via libera per lasciare il porto. Quindi un impedimento più grande di me. Se dipendesse da me, farei proprio il pirata e verrei subito da te. Ora,
Quindi, poiché questa persona effettivamente non sta pensando ad altre donne, ma sta solo affrontando una dinamica un po' complessa dentro casa, cerchiamo di capire però se farà qualcosa a breve o cosa vorrebbe fare comunque nei vostri confronti, perché sembrerebbe indirizzato con il pensiero verso di voi. Al momento lui può solamente osservarvi se c'è modo e maniera attraverso i social, se c'è qualche piccolo scambio tra di voi è sempre attraverso comunque WhatsApp, questi canali qui. Se non può scrivervi, non vi potete sentire, però magari vedete che osserva le vostre storie, lo fa. Magari lo fa di nascosto, quindi non avete eventuali spunte per capire se ha visto o non ha visto. Può solo che rubare con gli occhi, non può permettersi di fare quel passo in più, però la tensione, l'intenzione verso di voi c'è. Quindi quest'uomo che fa è come se cercasse di ridimensionare la vostra immagine dentro di sé, a meno che quando è stato sospettato l'ultima volta, dico l'ultima volta perché se è stato scoperto e non siete voi, hanno scoperto una relazione di tempo addietro, deve avervi presentate, descritte, giustificate come un'amicizia. E potrebbe anche darsi che questa persona deve stare molto attenta in questo momento perché magari controllano lui. Quindi tutto quello che fa, tutte le azioni che potrebbe compiere vengono viste come azioni, diciamo, fatte di nascosto e non illegali. Cioè comunque azioni che non dovrebbe compiere, ecco. Osservate bene la carta. Vedete? Sì, lui ruba con gli occhi. Effettivamente, ma sta cercando di scavalcare questo muretto che rappresenta un piccolo ostacolo. Non l'ho varcato, valicato del tutto, però sto cercando in qualche modo di sollevarmi. Quindi, a distanza, per quanto possa aver cercato di ridimensionare un po' il ricordo di voi per resistere nell'attesa, perché la sua speranza è riuscire ad abbandonare la condizione che sta vivendo per cambiare vita, è come se cercasse però piano piano un po' di sollevare anche il suo umore. Quindi, questa persona comunque ha intenzione di farsi sentire, di riavvicinarsi, di venire verso di voi, di riprendere contatti, l'attrazione è rimasta, la voglia di riavvicinarsi anche, ma più che altro per restare. Ma in questo momento non lo può fare. Vedete? Il nostro militare è un conquistatore che vi conquista non con la forza. Vi conquista cercando di sedurvi, di affascinarvi, comunque vi conquista dal punto di vista sentimentale e fisico. Qui giù abbiamo infatti due personaggi, abbiamo lui e abbiamo lei che chiacchierano. E invece nella carta della fedeltà, con questa ombra alle spalle di casa dell'accampamento, abbiamo un cane che non ha neppure bisogno del guinzaglio, tant'è che non può muoversi perché? Perché è ammaestrato, cioè ben educato, già sa quello che può e quello che non può, ma soprattutto dinanzi a questo cane abbiamo proprio l'elmo e il mantello dell'uomo che voi avete conosciuto e che vuole tornare da voi. Vuol dire che ha dovuto dismettere i panni della persona che è. E in questo momento può solo che rispettare una fedeltà dovuta perché imposta dal padrone. Quindi il rapporto che c'è con questa donna è un rapporto dove c'è una sorta di dislivello, una persona comanda ed una viene comandata. Quindi no, gli ordini che si danno al cane, bravissimo, seduto, giù, accuccia, eccolo, comandano un po' così. Perché d'altronde l'abbiamo detto, non è che viene trattato molto bene dentro casa, non è che hanno una grande opinione di quest'uomo dentro casa e poiché per loro è colpevole e basta, lui ha sottratto alla famiglia nella posizione del ladro di prima, comunque lui ha degli atteggiamenti che vengono visti come scorretti, questa cosa gliela rinfacceranno per sempre, a meno che lui vive anche con i suoceri, oltre che con la moglie, quindi ha proprio no, tutta la famiglia contro e lui può fare solo questo. Ora, facciamo un'altra domanda e cambiamo ulteriormente mazzo, recuperiamo quello di Osho e andiamo a chiedere per i sentimenti, perché a questo punto assolutamente lui non è distratto da un'altra donna, non è distratto da un'altra situazione, è impossibilitato nel suo muoversi, vuole tornare da voi, c'è il ricordo, c'è il pensiero e c'è la passione. E la domanda è, ma ci sono anche dei sentimenti verso di voi, quindi? E come sono questi sentimenti? Che sentimenti ha? Lui cerca di percepirvi, cioè
Sarà anche strano, forse per il personaggio. Questa è una di quelle persone che adesso inizia a vedervi riflessa nelle cose che lo circondano. Sente il vostro nome, magari perché non che se lo sogna, magari stanno chiamando qualcun'altra e gli accade di sperimentare, diciamo, l'emozione della sincronicità. L'emozione in che senso? Perché a volte quando si è focalizzati su qualcosa che noi amiamo e che ci interessa, subito veniamo destati se qualcosa ricorda questa persona. Quindi se vediamo qualcosa che ci parla di lei, se sentiamo qualcosa che ci parla di lei, se sentiamo il suo nome, magari che è il nome di qualche altra persona che viene chiamata da uno sconosciuto. Quindi lui è molto recettivo, non recettivo, scusatemi, ricettivo, e oltre ad essere molto ricettivo, è anche con l'animo spinto a cercarvi. In che modo? Così, per atto di fede, c'è questa speranza comunque di questa apertura, che qualcosa cambi e qualcosa possa finalmente manifestarsi del sentimento che nasconde nel petto. E vi posso anche dire che è veramente vigile. È vigile e sta cercando tutti i modi per riuscire a scappare, evadere. Cioè, se lui potesse sfuggire un giorno, correre da voi, rubare una notte di passione con voi e poi dover tornare nel suo carcere, lo farebbe subito. Quell'atteggiamento del ladro non è solo per osservarvi e prendere, anche per capire se c'è un piccolo margine d'azione per sfruttarlo. Mi verrebbe da dire un uomo insonne per quanto riguarda il sentimento. Quella carta iniziale dove la donna leggeva la sua mano, un po' come a voler sondare anche il destino, quante probabilità ho di riuscire se azzardo a fare questo. Per quanto poi in realtà questo sentimento in questo momento è comunque trattenuto, però anche in questa carta, come in quella del ladro, sta proprio guardando al di là di un impedimento che vorrebbe superare. Vedete? Eccolo qui l'impedimento. Cioè, è talmente spinto dentro questo impedimento per poterlo superare che è diventato l'impedimento. Cioè, vedete, si è quasi spiaccicato nella grata. La grata è parte stessa di questo uomo, che si arrende all'evidenza dei fatti, che vorrebbe andare oltre e che a volte, essendo questo pensiero troppo forte, cerca di non guardarvi con gli occhi della mente, cioè cerca di allontanare il vostro ricordo, però è convinto che le cose cambieranno. E questa è un'ottima cosa, perché è proprio una persona pronta per fare lo scatto, cioè non è un uomo che sta rinunciando, assolutamente, sebbene non ha assolutamente idea allo stesso tempo di quando potrà muoversi. Ecco, l'anima gemella, è proprio occhi negli occhi. Io ti cerco nell'orizzonte, anche se non ti vedo, sento un'energia fortissima che mi spinge a venire verso di te. Se solo potessi scappare, io correrei subito verso di te. Spero di ritrovarti, perché poi c'è anche questo timore. E tra l'altro siete due persone che si incastrano perfettamente, proprio combaciate, quindi vuol dire che tra di voi il sentimento, questo lo sapete anche voi perché avete sperimentato la percezione di averlo accanto, è un sentimento molto forte. Eppure sappiate che questa fioritura per le carte avverrà ed è solo questione di tempo. Cioè, nella sua mente ci sono già i semi di ciò che si concretizzerà, e proprio perché è focalizzato in maniera costante, che in fondo sta tirando a sé, perché questa può essere una ruota che va in fuori, forza centrifuga o centripeta, e quindi che attira, che non rilascia. E nell'attirare al centro della ruota c'è proprio il nostro simbolo, la fusione dei due opposti. Quindi sappiate che nel momento in cui ci sarà il vostro riavvicinamento a livello energetico, avrà lavorato tantissimo anche lui per far sì che ciò accada, senza saperlo. È un qualcosa di inconscio che sta avvenendo. Complimenti però. Bella, bella, bella. Sebbene abbia fatto cadere tutto e distrutto tutto, adesso passiamo alla seconda variante. Vediamo com'è la situazione, rimescoleremo con un po' di pazienza le carte perché le rimettiamo tutte nei vari mazzetti. Ora cambiamo il nostro testimone e passiamo alla seconda variante. Allora, seconda variante, con chi abbiamo a che fare? Cosa fa in questo momento? Qui abbiamo due carte, iniziamo dalla prima e poi mostriamo quella che c'è dietro. Fanciulle, io lo so e la butto lì, ma chi ha seguito la prima variante ha già capito da questo elemento che stiamo continuando la stessa storia. Quindi per alcuni questa parte, la seconda variante, sarà storia a sé. Per i curiosi, io uno sguardo alla variante numero 1 andrei a darlo.
perché lì c'è una persona che deve partire, ma qui c'è la donna che attende, nella stessa identica condizione della persona che deve partire. Quindi voi sentite che al di là di quel mare e di quell'impedimento, perché nella prima variante la persona nella carta del ladro cercava di valicare un muretto che più o meno assomiglia a questo, sebbene lì avevamo una finestra, voi siete consapevoli del fatto che siete nella condizione di attendere qualcuno che deve tornare. Quindi siete motivate, ma non potete fare nulla di più che attendere. Ed è anche da molto tempo che siete in questa condizione. Cioè, no, vabbè, a parte che si sono date proprio due carte, che l'una segue l'altra, questo sì, ma guardate come sono effettivamente in linea e come sono ben assortite. Abbiamo questi due personaggi, un personaggio che deve mettersi in viaggio, un personaggio che attende. Qui abbiamo la nostra piccola barca, la nostra piccola nave, un mare che sta aspettando l'arrivo, rientrare nel porto del nostro Ulisse che si è allontanato tanto e tanto tempo fa. Vediamo un po' com'è la condizione nel mezzo. Comunque abbiamo una coppia che potrebbe ben funzionare, anche perché sembra una coppia piuttosto in armonia e anche nella stessa condizione in questo momento. Stiamo scrutando l'orizzonte, forse siamo l'uno di fronte all'altro. Ecco perché vi dico andate a vedere la prima variante perché poi lo capirete alla fine. Quindi ci stiamo guardando anche se c'è una distanza apparentemente difficile da ridurre, annullare. No, vabbè, eccola, questa è la carta della prima variante. Allora, adesso facciamo il punto, però veramente sono due varianti unite. Lui è il personaggio, lui deve muoversi, quindi qui stiamo vedendo il vostro punto di vista, che poi la cosa è anche singolare, perché in realtà sembrerebbe che nella variante di lui, maschietto, abbiamo visto il punto di vista di lui, nella variante di lei stiamo vedendo nella stessa storia il punto di vista di lei, cioè proprio alla grande. Bene, fanciulle, qui siamo in una condizione che pone l'uno dinanzi l'altro due persone che si amano profondamente. C'è una buona probabilità che si tratti di anime gemelle. Se non si è anime gemelle, qui dinamiche karmiche ci sono sicuramente. Non dipende da voi la vostra distanza, quantomeno la vostra distanza non è data dal fatto che voi abbiate litigato o vi siate scacciati. No, c'è di mezzo la famiglia, c'è di mezzo la condizione di lui, che non è assolutamente un uomo libero. Quindi cerchiamo nuovi elementi. È un uomo che sta cercando di tornare e di avviarsi, di venire verso di voi, ma che non lo può ancora fare perché le condizioni esterne non sono assolutamente favorevoli. Voi potete solo che continuare a nutrire il vostro desiderio. Però, nella prima variante, quando lui riesce finalmente a concretizzare alla fine questo primo tentativo, neanche il primo, questo tentativo di riavvicinamento, da cosa è data la riuscita? Dalla carta della ricettività, dove c'è questo fiore che assorbe, qui stiamo assorbendo l'acqua, il sentimento versato da lei, e io vi ho detto che lì quell'uomo, nonostante tutto, nonostante magari sia strano come atteggiamento da parte sua, sta captando l'energia dell'universo, quindi sente anche a distanza la vostra presenza. E allo stesso tempo avevamo la conferma della riuscita di quest'amore, anche se in una tempistica molto lunga, perché avevamo la carta della fioritura. Ecco qui. Questa carta racchiude in sé quei due momenti e ci fa capire com'è che avviene. Una persona è ricettiva e può accogliere se qualcuno manda qualcosa, se qualcuno versa qualcosa. Chi sta versando il sentimento? Voi. Senza saperlo siete due alchimisti che a distanza lavorano per realizzare lo stesso identico miracolo, che è l'unione degli opposti. Quindi questo è un amore che è voluto dall'alto, soprattutto, che è ostacolato in basso da questioni karmiche che lui ha con un'altra donna, ma che alla lunga permetterà a lui di eliminare il giogo che lo trattiene e che lo riporterà da voi. Molto fa la sua forza d'animo, che abbiamo visto e compreso nella prima variante, ma tanto fa dall'altra parte la vostra forza d'animo, cioè siete in armonia in maniera perfetta. Quindi voglio prendere un'altra carta. Bellissima questa, diciamo, storia che si sta dipanando mettendo in dialogo due varianti. Quindi un grande amore, delle difficoltà, la riuscita, sì, cioè, ma la riuscita proprio al 100%, non ci sono dubbi.
una vittoria piena, un percorso che si conclude nel migliore dei modi. Quindi proprio ne gioirete, sarete felicissime di questo amore che finalmente vi darà quello che avete atteso e ciò per cui avete sperato e lavorato tantissimo. È stata veramente difficile questa storia, ci sono stati inconvenienti, anche creati con cattiveria per separarvi da persone che poi in fondo non amavano più né lui né voi. Cioè, ci sono stati questi personaggi all'esterno che hanno fatto di tutto per non farvi essere felici, quando poi alla fine loro non stavate più togliendo nulla. Perché? Perché quegli amori erano terminati e dal punto di vista pratico-economico ci si sarebbe accordati. Semplicemente loro hanno posto il loro veto e mi hanno costretti alla distanza, ma proprio con cattiveria. Quindi vediamo meglio com'è questa situazione. Continuiamo. Ora, fantastico. Che cosa abbiamo dal vostro punto di vista? Quindi la situazione com'è per questa seconda variante? Visto che non c'è nessun'altra donna, nessun'altra situazione, ma un grandissimo amore che vuole superare tutti gli ostacoli che gli altri hanno posto dinanzi a lui. Qui abbiamo una Lucy più che motivata, no? Lì stava innaffiando la piantina, qui sta preparando già il terreno con la pala per i nuovi semini ed è una regina di spade, cioè lei taglia subito a corto, come si suol dire, con le difficoltà e vi sta porgendo la mano, vi dice anche a distanza, anche se non mi vedi, io sto preparando il terreno per me e per te. Quindi, amore mio, amato mio, io ti sto aspettando. Allora, per quanto riguarda voi, se avete una storia in essere come lui, anche in questo caso il discorso amoroso passionale è chiuso, anche se per alcune in realtà è solo una condizione di attesa, questo bozzo, questa gobba, questo mucchietto di terra è più una sorta di peso che sentite addosso. Allora, il legame, il collegamento che c'è, la connessione che c'è è proprio quella della storia clandestina, quindi non avete mai avuto modo di vivere questa storia alla luce del sole, no? E confermo il fatto che siete stati scoperti. Quindi ciò che nella prima variante per me era inizialmente un dubbio, cioè che la storia clandestina scoperta dalla moglie di lui fosse quella tra di voi, ma bensì fosse un'altra, ciò non, che poi tra l'altro non esclude che possa essere stata scoperta anche una storia nel passato, però la vostra è stata sicuramente scoperta, quindi ci sono state, è stata sgamata, come si suol dire, ci sono state delle dinamiche di gelosia. E se nel mentre anche voi avevate un partner, probabilmente può anche darsi che la moglie e il vostro compagno si siano sentiti alle vostre spalle e abbiano macchinato il modo per separarvi, eh? Il ladro, che nella prima variante è il vostro uomo che sta cercando di tornare, è proprio qui il modo in cui è stato visto, descritto ed accusato. Il vostro amante, cioè il vostro amato, cioè l'uomo della donna dell'altra variante, l'uomo che sta per tornare da voi, l'uomo che state aspettando e che amate profondamente. Quindi vi confermo tutto, qui non c'è solo una carta, né due né tre che collegano le due varianti, ma proprio tutta la storia. Ci sarà modo di sentirsi, forse qualcosa riesce ancora a circolare di nascosto tra di voi, ma non è facile per voi mettervi in contatto. Quindi alla fine anche riuscire a resistere a tutte le difficoltà che state attraversando non è facile perché dovete proprio percepirvi a livello animico. Vediamo quali saranno le conseguenze del vostro agire, perché la fortuna di per sé non è detto che sia buona o cattiva, ma è più che altro l'esito dei nostri comportamenti, essendo l'uomo fabbro della sua stessa fortuna. L'amore c'è, l'amore esiste, l'amore non è mai diminuito. È amore ed è passione, ma innanzitutto amore, ed è uno di quegli amori che quando vi siete visti la prima volta, altro che campane nelle orecchie, nella testa e farfalle nello stomaco. Cioè voi vi siete visti, vi siete riconosciuti. Proprio un dono dall'alto, vedete come porta questo regalo in alto questa donna, è Cupido che dall'alto colpisce. Cioè vi siete guardati come questo libro aperto, scritto, l'uno ha letto negli occhi dell'altro la propria storia. D'altronde, qui abbiamo detto che vi sareste ritrovati l'uno dinanzi l'altro, nella prima variante abbiamo la carta degli amanti, anime gemelle che si guardano negli occhi. Cosa salta qui? L'unica che si è girata, vediamole tutte. Voi siete proprio in attesa del fatto che lui si faccia sentire e vi dia un cenno, cosa che ancora non è avvenuta. Lui deve difendersi, in che senso sta e indossa un atteggiamento sulla difensiva, anche perché l'abbiamo detto è stato accusato di egoismo dalla donna,
che sa di voi. Perché signorino e gran signore, il gran signore è già uscito nell'altra variante, sono carte che noi associamo spesso al narcisismo ma anche all'egocentrismo. Lui è stato accusato delle peggio cose, che da un certo punto di vista ci può stare. Altra cosa, la mogliettina, che io non ce l'ho con la moglie, questa però è la variante, è quello che viene, ha letto il libricino, cioè ha mangiato la foglia. Ecco perché ha sgamato e ha capito quello che c'è stato tra voi, quello che avete scritto insieme, quello che avete rievocato assieme, è stato visto, letto e compreso da lei. Allora, detto questo, e qui la storia si fa interessante, andiamo a chiedere, no scusatemi, questa è la carta della variante, andiamo a chiedere che cosa accadrà, cioè chiediamo conferma anche per quanto riguarda voi circa quello che accadrà. Allora, sembrate, cioè vi mostrate come due alleati che si trovano però su fronti opposti in una guerra a causa della quale non avete mezzi di comunicazione per percepirvi. State cercando di leggere i segni, non dico i segni nel cielo, comunque dei piccoli input che cercate di inviarvi e state cercando di decodificare l'atteggiamento altrui. Quindi vuol dire che in fondo voi in qualche modo potete vedervi o sentirvi anche se di nascosto. È come se voi steste indirettamente portando avanti lo stesso piano pur senza averne mai parlato. Tutto a livello di testa, tutto a livello di pensiero. Comunque siete fortissimi perché voi avreste potuto lavorare per la CIA. È proprio una sorta di inclinazione interna che vi farà trovare, vincerete e supererete tutte le difficoltà. Sembra un film, ma qui vi siete promessi amore eterno in incarnazioni passate. Cioè voi vi siete programmati per stare insieme alla faccia di tutto e tutti. Sì. E in questo momento l'ostacolo più grande è proprio il rancore e la rabbia che la moglie porta per lui, perché lo tiene proprio sotto controllo. Vediamo se riusciremo ad aggirare questa difficoltà. Allora, c'è un protettore, c'è qualcuno che vi può dare una mano, c'è qualcuno che potrebbe fungere un po' da spola tra l'uno e l'altra. Sì, questa carta che abbiamo avuto già nella prima variante, dove lui ha cercato di giustificare il vostro ruolo come ruolo di amica o quantomeno di mentire circa ciò che effettivamente è accaduto tra di voi, in questo momento potrebbe darsi che una persona comune nel mezzo stia cercando di aiutare lui e indirettamente voi rassicurando questa donna. Perché la moglie potrebbe aver tentato di contattare questa terza persona per sentire la sua versione dei fatti. Lui o lei che sa già tutto e che patteggia per voi sta riferendo la stessa identica versione che avete dato voi. Quindi il tentativo di fare luce con questa donna che rimane accigliata e adombrata, l'ombra che le si proietta addosso, ahimè fallimentare. Perché? Perché non c'è nessuno che in fondo rema a suo favore. Come andrà? Quindi dentro casa questo tentativo di sentire questa persona, che comunque è una persona che frequenta la sua quotidianità, anche se la conoscete voi allo stesso modo, questo informarsi da parte della moglie, cosa accade? Allora fanciulle, in qualche modo da qui a una tempistica non troppo lontana, diamoci da 0 a 6 mesi, voi direte troppo, ma per com'è la situazione non è tanto. Qui abbiamo una casa, una piazza, i pettegolezzi, le chiacchiere. In qualche modo la moglie di lui verrà rassicurata. Lui in questo momento non si può muovere, non può venire da voi. Però lei sta cercando di appigliarsi a qualsiasi elemento per limitare i suoi spostamenti. Ora però questa persona sembra una persona della quale non si può dubitare, fidata, e sta riportando la stessa versione che lei ha già sentito dal marito. Da un certo punto di vista sta facendo il gioco vostro e sta costringendo lei a dover un pochino allentare questi controlli. E lui dovrebbe riuscire a farsi sentire, se non addirittura a raggiungervi, quantomeno vedete i volti che si trovano, che si incrociano viso con viso, come dicevamo prima, questi due opposti che si completano, che si riuniscono, una riconciliazione. Potrebbe darsi che lui riuscirà a fuggire e a venire da voi. Questo non vuol dire che venire da voi vuol dire iniziare proprio una storia, eh? Non è quello, perché ancora non ci sono le condizioni. Però
La più grande difficoltà la state superando e l'intenzione di lui è trovare il modo di separarsi da lei e ricominciare con voi, però è come se raggiungervi è il primo passo da fare per poter andare avanti. Lui ha bisogno di voi per pianificare, spianare le difficoltà e voi siete quella con la pala, l'unica che lo può aiutare. D'altronde lui nella carta di prima aveva la morte sulla bara, non tumulata. E ha bisogno di qualcuno che lo aiuti a tumulare un qualcosa che è morto e quasi sepolto. Sì, fanciulle, allora qui c'è qualcosa che può nascere e che può rinascere. Siamo proprio all'inizio, eh? Un bambino non va ancora sulle sue gambe con i suoi piedi. Però c'è questa ripartenza dopo un periodo molto lungo e se non lungo nell'arco di tempo, pesante e lungo nella percezione dello stesso, una distanza che vi ha logorate ma non vi ha mai fatto perdere la speranza. Ultima domanda. Conferma dei sentimenti reciproci. Che cosa ci mostrano le carte? I sentimenti reciproci. Allora, cara imperatrice, che stai lì e stai anche sfidando tutte le paure, tutti i dubbi, non ti lascia assolutamente condizionare, senti un rinnovato ottimismo esplodere nel tuo petto, tu che curavi tutti quei fiori, no? Che nella carta di prima li stavi innaffiando e qui c'è tutto il tuo sentimento, tu che continui a curare il fiore che lui è l'apertura, la fioritura, la ricettività. Che hai dovuto supportare, sopportare un uomo, vedete com'è? Praticamente legato. Abbiamo visto prima il cane senza guinzaglio che non si può muovere, proprio l'impossibilità di fare qualsiasi movimento, non ci sono neanche le gambe. In una situazione che lo blocca, in una situazione che lo umilia e lo mortifica, cosa che abbiamo detto sta accadendo nella sua quotidianità, dove tutto sembra andare in frantumi, ma non va in frantumi, quindi quasi ad un passo dalla conquista di una libertà, anche se piuttosto violenta e rocambolesca, eppure bloccato. Eccoci qua, si torna l'uno verso l'altro, quel sentimento mai svanito, quel sentimento che è alla base dalle incarnazioni passate, che vi verrà nuovamente uniti nonostante questa fase di separazione che però vi ha fatto esistere in maniera parallela. Nessuno ha mai perso di vista la persona al proprio fianco, anche lì dove non era possibile tendere neanche un rametto verso l'altro. Quindi tu hai percepito la sua sofferenza, la sua solitudine, il suo malessere, i suoi dubbi. Voi vi siete inviati, soprattutto lei a lui, energia positiva a distanza, pur senza comunicare, proprio perché una sorta di profonda empatia reciproca vi ha fatto sempre percepire lo stato d'essere dell'altro. La donna ha avuto una condizione di forza interiore maggiore, lui delle difficoltà notevoli. Lei è riuscita a dargli forza, lui non ha mai smesso di crederci e di sperare. E alla fine questa unificazione, questa riconciliazione, questa fusione dell'uno nell'altro, i due volti, continuo a dirlo, che si fondono l'uno nell'altro, avverrà. E perché? Eccoci qua, stessa carta di prima. L'energia, come abbiamo già detto, che non necessariamente deve emanare in fuori, ma può assorbire. E al centro il nostro simbolo che ci dà un'unione di queste due metà. Quindi questo cambiamento in positivo, la carta delle stelle nell'andare in parallelo, questa serenità ritrovata, questa profonda chiarezza conquistata e l'arrivo in un porto comune, lì dove due ruscelli che si accompagnano si fondono in un mare unico, perché poi, tra l'altro, tutta questa storia inizia da un mare, quel mare che deve essere attraversato per raggiungere dall'altra parte del globo, tale è la distanza percepita, non quella reale, l'oggetto del proprio amore. Fantastico, ragazze! Fatemi sapere, e se non avete ascoltato la prima variante, ascoltatela. Perché ci sono degli elementi veramente utili. Un bacio, alla prossima!